Oggi prime impressioni manga e parliamo di un'opera che non vedevo l'ora uscisse perché mi aveva incuriosita tantissimo. L'ho letta e finalmente sono qui per parlarvene. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, leggo manga e su questo canale ve ne parlo. Oggi siamo qui proprio per parlare di una novità di Target Shoujo, uno shoujo scolastico romantico, che ha un elemento molto particolare che compare già in copertina, ma non è tutto, e si tratta di Un tocco di blu. Ecco, questa è la copertina del primo volume, l'unico uscito finora da noi, è edito Flashbook al prezzo di 6,50 € e sotto è molto semplice, la copertina si presenta così. Quello che però risalta è il fatto che la protagonista che abbiamo in copertina ha questa macchia blu su questa metà del viso. Si chiama macchia mongolica ed è una cosa che la protagonista ha sin dalla nascita. E adesso vi parlo un po' meglio di questa storia. Intanto mi scuso se non userò i termini giusti, non parlerò delle cose nel modo giusto, ma mi approccio a questi temi per la prima volta leggendo questo manga. Quindi spero di riuscire comunque a farmi capire e a farvi capire cosa mi ha lasciato questa lettura. La protagonista della storia è Ruriko, noi la conosciamo già nelle prime pagine, e vediamo appunto questa macchia che le copre questa parte del viso. A noi sembra subito una ragazza tranquilla, solare, la vediamo che va a scuola, è il primo giorno di scuola, ma forse sì, è del secondo anno, quindi non siamo proprio al primo approccio alle scuole superiori, la protagonista però va al secondo anno ed è il primo giorno, quindi la vediamo che arriva e insieme alla sua amica, questa ragazza qui, vedono in che classe sono capitate e scoprono soprattutto di avere un nuovo insegnante, eccolo, e lui sarà proprio il protagonista maschile della storia. È un professore giovane che attira subito l'attenzione delle studentesse perché è anche un bel ragazzo. Però lui rimane abbastanza impassibile davanti a ogni ragazza, a parte quando vede la protagonista. Ed ecco la sua reazione, quindi una reazione molto, molto diversa. Ecco, la protagonista, anche se noi la vediamo sempre solare, capiamo presto che ha un complesso, per via della macchia mongolica. Non riesce ad accettare davvero di averla ed è come se vedesse soltanto l'altra metà del suo viso. Però tutti gli altri, soprattutto chi non la conosce, sembra notare tantissimo invece la macchia mongolica, cosa a cui lei poi dà molto peso, insomma la turba abbastanza, anche se cerca di non dare l'impressione che sia così. E anche il professore sarà causa di ulteriore turbamento perché non abbiamo solo la sua prima reazione, ma la cosa continua, nel senso che nelle primissime pagine, questo, le studentesse della sua classe scoprono che il professore, che si chiama Kanda, tiene un quaderno dove scrive tutte delle cose che riguardano i vari studenti, li descrive, si appunta dei segni particolari, delle cose su ognuno, tranne sulla protagonista. Ecco, questo è lo spazio dedicato a lei, c'è il nome, praticamente delle informazioni di base e basta, cioè ci sono delle righe vuote e poi si passa allo spazio per gli altri studenti che invece è bello pieno di dettagli. Questo porta la protagonista a decidere di affrontarlo perché si ritrova tra le mani il quaderno e quindi va a parlare con il professore perché l'impressione che ha avuto è che lui stia cercando di ignorare la voglia blu che c'è sul suo viso. Infatti gli dice proprio: ciò che mi dà più fastidio di qualsiasi altra cosa è quando la gente crede di non dover toccare l'argomento. Quindi vorrebbe che almeno lui scrivesse quello sul suo quaderno, anziché far finta di niente. In questo modo però scopre una verità del professore che lui stava tenendo nascosta, ovvero che soffre di prosopagnosia. Lui non riesce a riconoscere i volti delle persone. Ed è per questo che scrive nel quaderno dei segni particolari in modo da riuscire a riconoscere comunque i suoi studenti. Per esempio il fatto che portano gli occhiali, che hanno sempre con loro un certo qualcosa, un portachiavi che tengono attaccato allo zaino, che tengono la divisa in un certo modo, tutto quello che può essere definito come un segno particolare.
un qualcosa che gli permetta di distinguere uno studente dall'altro e di riuscire a chiamarli per cognome senza sbagliarsi, senza esitazioni. E quindi capiamo che il motivo per cui non ha scritto niente riguardo alla protagonista sul suo quaderno in realtà non è per non toccare l'argomento, ma è perché da una parte riusciva a riconoscerla, riusciva a distinguerla dagli altri. Però allo stesso tempo non riusciva a capire davvero come mai. Infatti la voglia che lei ha sul viso, lui la definisce come un'aura blu, quindi non vedeva davvero il viso della protagonista, chiaramente, ma non vedeva neanche la voglia, non riusciva davvero a capire cosa fosse, però vedeva un qualcosa. E questo è l'inizio della nostra storia, che ci presenta appunto una protagonista che ha questa voglia sul viso che la condiziona abbastanza. E un protagonista maschile che ha quest'altra condizione, ma non so bene come definirla, quindi condizione, prendete il termine con le pinze, insomma è un'altra cosa che anche lui ha sin dalla nascita, che gli porta dei problemi nella sua quotidianità, perché vediamo diverse situazioni in cui lui si trova in difficoltà e come farà poi ad affrontarle, ed è una cosa che comunque tiene nascosta per non avere un trattamento di favore. Quindi lo dice alla protagonista proprio perché si arriva a quel momento critico in cui lei è abbastanza arrabbiata, offesa, sta abbastanza male per aver visto che sul suo quaderno non c'è scritto niente, come se lui stia cercando di far finta di niente riguardo alla sua voglia. Quindi proprio perché si arriva a quel punto lui tira fuori l'argomento e racconta questa parte di sé che gli altri non conoscono. Tra l'altro il tema della prosopagnosia non viene buttato in mezzo all'inizio e lasciato da parte, non si sorvola su questo, ma si entra lentamente nel dettaglio facendo capire di più questo argomento e poi appunto la vediamo nel corso di alcune situazioni. Per esempio, dal punto di vista di lui, a questo punto della storia lo vediamo insieme ad una collega e sono evidenziati il ciondolo e il bracciale che la collega ha sempre con sé. Quindi è proprio il punto di vista di lui che nota questi elementi e capisce o ha conferma che si tratti di lei. Oppure anche qui vediamo dal punto di vista della protagonista la classe, tutti diversi, infatti lei dice: i visi delle persone e dire che a me sembrano tutti diversi, e poi invece, come li vede lui, praticamente non ci sono, non sono disegnati i visi. In tutto ciò, i due protagonisti non si avvicinano soltanto perché c'è questo momento di scontro in cui poi lui dice la verità, racconta questa cosa di se stesso. Ma si avvicinano anche perché scoprono di avere una cosa in comune, si incontrano in un ambiente diverso e quindi la protagonista ha modo di avere a che fare con lui e lentamente sbocciano dei sentimenti nei suoi confronti. Chiaramente è uno shoujo scolastico, romantico, la storia d'amore a un certo punto ci sarebbe stata, qui si vede che si inizia a gettare le basi per qualcosa, però abbiamo questi temi molto particolari qui dentro che sono davvero interessanti, non sono trattati in modo pesante, però grazie ad essi ci portano dei personaggi diversi che all'inizio hanno questo scontro, ma che poi inaspettatamente riescono anche a capirsi. E a parte lo sviluppo romantico, centrale resta proprio la quotidianità della protagonista, o meglio il modo in cui convive con la sua voglia, perché lentamente capiamo che non va abbastanza d'accordo con quella parte di sé, con quel lato del suo viso. E poi c'è un'altra questione che ho trovato davvero interessante perché non l'avevo mai vista, ovvero si parla delle free school, una realtà che io non conoscevo assolutamente e mi domando se questo dettaglio sia stato introdotto solo in questo primo volume, o se ci torneremo per approfondire ancora, per capire ancora di più. Praticamente una free school è una sorta di scuola frequentata dai ragazzi e i bambini che lasciano la classica, la scuola tradizionale, nel senso tradizionale, del tipo non vai più alle superiori, non riesci più per qualche motivo, non vuoi più, vai alla free school. Ecco, una cosa che io assolutamente non sapevo. E infatti scopriamo che la protagonista, quando era alle medie, per un certo periodo ha voluto lasciare la scuola o comunque non riusciva più ad andarci e ha frequentato per un certo periodo una free school, però adesso la vediamo alle superiori insieme alla sua amica e il tema della free school
Lo troviamo perché vediamo che lei torna in questo posto per conoscere nuovi studenti, per rivedere gli insegnanti, anche per rivedere vecchi compagni, insomma, ci viene raccontata un po' questa realtà che io non conoscevo assolutamente, quindi mi ha molto sorpresa. Fatemi sapere nel caso se la conoscevate anche voi e spero di essermi più o meno spiegata su cosa sia per quel poco che so. Comunque, se vi può interessare anche questo come argomento, volete un attimo capire di più, anche per questo motivo vi consiglio di recuperare questo manga che a me sta piacendo. Questo primo volume mi ha colpita davvero, mi ha proprio coinvolta, l'ho adorato, non vedevo l'ora che uscisse e le mie aspettative non sono state assolutamente tradite. Secondo me racconta molto bene i temi che vuole trattare e già in questo primo volume li troviamo molto presenti, quindi c'è tanto da scoprire qui dentro. E poi ci troviamo certe meccaniche un po' tipiche di alcuni manga shoujo, per esempio la comparsa di un rivale o una rivale, insomma, non vi dico. Però, insomma, non ci sono solamente loro due, ma ci sono altri personaggi che girano loro intorno. In più, in questo caso, quella che sta iniziando a svilupparsi, è una storia d'amore che però, vede una differenza d'età tra i due personaggi, quindi comunque anche questo porta alle sue insicurezze. Insomma, secondo me è un primo volume veramente ben riuscito e non vedo l'ora di leggere i prossimi. Il disegno spero si sia visto abbastanza mentre vi parlavo, insomma ve l'ho mostrato, spero si sia visto. Adesso notavo che forse in copertina abbiamo questa mano un po' strana della protagonista, ma in realtà a parte questo non c'è niente di strano qui dentro, niente che salta all'occhio che può essere stato disegnato male. Il disegno è veramente piacevole, quindi anche da questo punto di vista niente da dire. Stiamo parlando di un'opera ancora in corso, se non ricordo male in Giappone al momento conta 6 volumi, quindi temo che ci sarà anche un po' di attesa tra uno e l'altro, comunque a un certo punto ci troveremo in pari e dovremo aspettare, a meno che non sta per concludersi, allora ci va bene, non lo so, però sono veramente contenta che questa storia sia arrivata da noi, sono curiosa di scoprire come si evolveranno le cose e poi è bello il fatto che appunto è uno shoujo romantico scolastico che però ci porta dei temi davvero diversi dal solito e quindi ci fa anche scoprire qualcosa che effettivamente è reale, ma che non abbiamo visto mai, probabilmente, in una storia romantica di questo tipo. Anche proprio l'incontro della protagonista con il protagonista maschile, entrambi che hanno delle difficoltà nella loro quotidianità per motivi diversi, però. Insomma, l'ho trovato davvero bello sotto tanti punti di vista e spero di avervi incuriositi, perché secondo me merita un sacco questa storia. Quindi, se vi va, fatemi sapere nei commenti se vi ho incuriositi o se l'avete già letto, cosa ne pensate voi. E basta, direi che ho detto tutto e questo era il primo video dell'anno, quindi io spero che abbiate passato bene le feste. Come sempre io gli auguri non ve li faccio prima, ma praticamente ve li faccio dopo, però spero che abbiate passato serenamente questo periodo e l'anno per il mio canale inizia alla grande con questo video perché ci tenevo proprio a parlarvi di questo manga. Detto questo, qui accanto a me vi lascio un altro video che potrebbe interessarvi in attesa dei prossimi contenuti. Io ogni martedì alle 15 pubblico un nuovo video e degli shorts nel corso della settimana se ho materiale. Quindi se vi iscrivete non vi perdete niente. Ma a questo punto vi saluto e vi do appuntamento sempre qui ad un prossimo video.